Spirit Got Talent, Spirit Got Talent. Spirit Got Talent è una sfida in grandissima velocità tra me e Nina Gamba Gialla Zilli. No, ti prego, no. No, io lo sapevo. La ripetiamo? No, stavo pensando che dopo viene Jake La Furia. Grazie Dio che ci avete spostato tardi di nuovo, perché se no era una puntata da buttare completamente. Pensa a farci a le domande c'è il conduttore hipster per eccellenza, il Carlo Conti degli hipster, Marco Villa. Buonasera, buonasera. Marco, a te. Allora, Speedy Got Talent, 8 secondi di tempo, sia per domande di parola, sia per prove fisiche. Ok. Iniziamo con Nina. Scusami, perché abbiamo questi bottoni? Prova. Funzionano? Sì. Ok, non servono a niente. Ah, ok, di bellezza. Allora, grazie. La prima domanda per dimostrare il tuo talento, Nina, in repertorio musicale da doccia. In 8 secondi... Che adesso ci immaginiamo tutti in un certo modo. Canticchia. Tre canzoni con dentro la parola amore. Via. Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Amore mio. Ah no, questa è mia, non no, conta, 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 va bene. Niente. Zero punti per Nina. Zero punti. Sono carico come una molla, ragazzi. Vai. Allora, Terale, lingue straniere. Lingue straniere, sì. Fai in 8 secondi 5 versi di animali. Via. Questo è troppo facile. Ma scusa, ma che cos'è sta roba qua? Ok, un punto per Ale. Io so fare la gallina quando le dai un calcio nel sedere. Sì, 1-0 per me? Sì, 1-0 per Ale. Devo prima vincere. Prova fisica. Okay. Dovete cercare di slacciare in 8 secondi un reggiseno. Vabbè. Usando una sola mano. Questo per dimostrare il vostro talento nella prestidigitazione. Ale! Cioè tu metti lì la mano per sdraiare. È abitudine. Io tengo qua. Per il collo. Pronti? Sola? Tre, il collo, per il due, collo. Uno, via! Io sapere slacciare. 2-0. Ragazzi, lo so, tengo anche corsi il martedì per insegnarvi come si fa, non vi preoccupate. Dai, ma lo è sapevo, un talento acquisito nel tempo. 2-0 per perderò. 2-0. Non voglio perdere. Ho sempre perso. A davvero? Parte contro Fabio Di Luigi, potresti essere la seconda. Andiamo, ragazzi. Prossimo talento. Potrei, tranquillissimamente. Conoscenza del cinema d'amore. Per chi, per chi, per chi? Per Nina. Per Nina. Mi in 8 secondi devi dire 5 categorie di YouPorn. Via. Fingering, lesbian, animals, gay e romantic. Punto. Vorrei... Ha detto animals, ha detto lo so animals. Già. È partita con le animals. Più estreme del mondo. Romantic non esiste. Romantic non esiste. Dai, no, c'è anche mi sa romantic, sono quelli vecchi a scuola. Quelli che vabbè, poi, non l'ho mai trovato. Che cosa quelli non che poi si fidanzano alla fine. Allora, io ho detto a caso tranne fingering, che una volta uno mi ha chiesto che... E io ho detto, Allora, è una categoria. Però ti è rimasta... Sì, sì, ma sì. È sì, proprio sì. Rimasta qui. Ok, comunque complimenti. Cioè, l'unica cosa che ho vinto dopo quelle cose che ho detto è la cosa di YouPorn. Sì, 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 ma c'è ancora tempo. Tocca di nuovo a me, vai. 2-1 per Ale sempre. Prossimo talento, tecniche di sopravvivenza. Sì. In 8 secondi, dire 5 modi carini per dire grassa. Via. Cicciottella, robusta, in carne, in salute, ti vedo bene. Va bene. Sono in formissima. Quanto sto? 3-1 per Ale. 3-1, quindi ho vinto. Guarda, ti picchierei. Fate un applauso, vieni qua.